La lanterna magica è un gioco per bambini che risale all'Ottocento. Si tratta di un meccanismo molto semplice. È una specie di giostra al cui interno è montata una piccola lanterna che va a riflettere la luce su un carosello girevole di immagini ritagliate, le cui ombre vengono proiettate sulle pareti girando più o meno vorticosamente. In alcune varianti troviamo anche dei mini cartoni animati, se così possiamo chiamarli, dove la velocità con cui le immagini ruotano, proiettando le loro ombre, danno l'illusione di compiere dei movimenti. Ecco, si tratta solo di un gioco, un trastullo per i più piccoli, però non sempre le ombre sono divertenti. La lanterna magica, che compare in Conjuring 2, mostra l'animazione dell'uomo storto, non esattamente qualcosa di raccomandabile per un bambino. Le ombre poi trovano e riscuotono successo soprattutto nei film noir e visionari di Fritz Lang e negli horror girati tra gli anni 20 e 40. Un esempio è la scena delle ombre che danzano sui muri nel film Vampire diretto da Carl Dreyer nel 1932. Ecco, è proprio di ombre danzanti che vi parlerò questa volta, perché accadde realmente qualcosa di simile in Inghilterra nel settembre del 1900. Tratto dal giornale Castle Combe News, sabato 9 settembre 1900. Giovedì, verso le 10 di sera, rincasando da una partita a carte, ho scorto del movimento vicino Market Cross, al centro del paese. Mi sono avvicinato per vedere che cosa stesse accadendo quando ho notato sui muri delle case illuminate dalle lanterne delle ombre danzanti. Credevo si trattasse di una qualche festa di cui non mi era giunta notizia. Così mi avvicinai ancora un poco, ma non udì alcuna musica se non un leggero lontano schiamazzare e delle risa. Incuriosito, sono rimasto ad osservare quelle ombre danzanti pochi secondi, ma il mio stupore si tramutò in vero terrore quando accortomi che non v'era alcuna persona a produrle, anche il vociare si interruppe e così le ombre, d'improvviso, scomparvero. Questo il trafiletto apparso sul giornale locale in un pallido giorno di fine estate nel Wiltshire, in quello che è stato definito recentemente uno dei paesi più graziosi di tutta l'Inghilterra. E non è affatto difficile crederlo, perché appena messo piede in questo sonnecchioso paesino, ricco di verde e attraversato da un serafico fiumiciattolo, possiamo addentrarci in viuzze costellate di casette, nel più puro stile Cotswolds, con muri di pietra e tetti ricavati da lastre di pietra nera. Quella mattina di settembre i residenti si erano svegliati come ogni giorno per recarsi al lavoro nei campi, ma dopo aver appreso questa notizia, per tutto il giorno non si fece che parlare d'altro, mettendo in secondo piano i necrologi, le iniziative della parrocchia di St. Andrew e gli annunci di compravendita che comparivano regolarmente sul giornale. Più un opuscolo in verità, costituito infatti da un singolo foglio stampato fronte e retro dalla tipografia McDowell. Di questo giornale oggi se ne è persa quasi completamente memoria, ma esistono ancora delle persone che ricordano la notizia tramandata dai nonni. La cosa interessante da notare è che a seguito di questo trafiletto, nelle notti successive, iniziarono ad essere segnalati nuovi avvistamenti di ombre danzanti, tanto da indurre il parroco del paese, John Phil, a svolgere delle indagini per calmare i parrocchiani, terrorizzati, all'idea di uscire di casa e imbattersi nelle ombre, ormai considerate emanazioni di spiriti intenti in qualche danza macabra. La notte tra il 4 e il 5 ottobre, una donna di 44 anni, Agnes Kelly, fu colta da malore mentre si accingeva a serrare la porta di casa che aveva iniziato a sbattere violentemente svegliandola. La donna era scesa e si era diretta all'ingresso posteriore che dava sulla cucina, trovando la porta spalancata. Il vento aveva gettato a soqquadro tutto e mentre si accingeva a spingere la porta, un'ombra danzante le si palesò di fronte agli occhi, riflessa sul muro di cinta del cortiletto interno. Colta di sorpresa da quell'apparizione, iniziò a gridare per richiamare l'attenzione del marito che scese le scale di corsa trovando la donna a terra in evidente stato di shock.
Il 12 ottobre fu un'altra donna a denunciare l'aggressione da parte di un'ombra, che disse di averla trascinata per i capelli sino a terra mentre attorno a lei infuriava la danza macabra di spiriti oscuri. La sera successiva fu la volta di John Becker, che rincasando dal pub alle 9:30 di sera fu aggredito dalle ombre danzanti che, a detta sua, lo avevano condotto in un vicolo nei pressi di Cross Market per farlo danzare con loro sino a sfinimento. Si risvegliò soltanto il mattino e disse peraltro di aver perduto gli occhiali e l'orologio da taschino. Seguirono tutta un'altra serie di aggressioni, o presunte tali, a ritmo sempre più esponenziale, tanto che il dottor McGall fu costretto a ricevere e a prescrivere piccole dosi di laudano come calmante a tutti quei pazienti che affollavano il suo studio e che asserivano di avere i nervi a pezzi per la situazione e di non riuscire più a chiudere occhio per la paura. Ormai giunto alla conclusione che la questione doveva essere affrontata con più polso, il medico decise lui stesso di adoperarsi nell'osservazione del fenomeno che andava sempre più a delinearsi come una dilagante epidemia di isteria. Dopo alcuni giorni di osservazione, notò come il fenomeno si verificasse sempre intorno alle 10 di sera, sempre in presenza di un singolo testimone, mai di due o più persone. Notò altresì che le ombre danzanti venivano segnalate ogni qualvolta c'era vento e solitamente chi le avvistava non era sempre esattamente sobrio. Il parroco invece era di tutt'altra idea e si premurò di servire messa ricordando ormai ogni giorno le anime perdute che si stavano da tempo rivelando ai paesani sotto forma di ombre, esortando i fedeli a non fuggire di fronte ad esse ma di accendere una candela e di pregare. Andrew McGall, il dottore, dopo alcune settimane di raccolta informazioni, confermò che i paesani non stavano vedendo affatto le ombre degli spiriti, ma semplicemente le ombre dei rami degli alberi, mossi dal vento che somigliavano straordinariamente a quelle di uomini e donne danzanti. Inoltre, il vento che fischiava tra le foglie della vegetazione era oltremodo riconducibile a un macabro vociare e a delle risate. Ben presto, i due iniziarono ad avere idee piuttosto divergenti sul fenomeno, tanto da dividere il paese in due fazioni, i sostenitori delle anime perdute e quelli, pochi, che appoggiavano le spiegazioni più razionali del dottore. La vicenda proseguì e si consumò nel giro di 3 mesi, durante i quali vennero segnalati più di 50 avvistamenti di ombre danzanti, sempre con le medesime modalità, sino al 22 dicembre dello stesso anno, giorno dell'ultima apparizione che coincise con una ben più drammatica vicenda, la scomparsa di due bambini di cui non si ebbe più notizia. Ma che cosa accadde dunque in quel paesino del sud dell'Inghilterra? Si trattò di isteria di massa? Pare proprio che le cose siano andate in questo modo, facendo riferimento alla sparizione dei due bambini come un evento traumatico tanto forte da scacciare in un solo colpo gli eventi degli ultimi 3 mesi. L'interesse della gente rivolto ora alla ricerca degli infanti e a trovare una spiegazione all'accaduto furono dunque in grado di riportare gli abitanti di Castlecombe alla realtà? Pare di sì, se non fosse per un particolare. I due bambini, prima della loro scomparsa, raccontarono ai propri genitori che gli uomini della lanterna magica uscivano di notte dalle finestre delle loro stanze per andare a danzare in paese. Questo è quello che le ombre dicevano ai bambini e che un giorno li avrebbero portati con loro. Segui i nostri podcast su Spreaker.com, Spotify, iTunes e YouTube. Io sono Massimo Made, vi aspetto con la prossima puntata del Teatro delle Ombre, sempre un quarto a mezzanotte, e ci rivediamo prossimamente. Buonanotte.